Salve a tutti, io sono The Long Gamer e bentornati su Stick It to the Stickman. Siete pronti a sconfiggere nuovamente decine di colleghi e il vostro malefico capo? Oggi scopriamo una marea di devastanti poteri ed abilità e sblocchiamo tanti nuovi personaggi con stili di combattimento unici ed incredibili. Buona visione! Signori, è un piacere essere ritornati in questo gioco che nel frattempo è stato aggiornato tantissimo, hanno aggiunto una marea di segreti, ci sono tanti nuovi boss e addirittura dei personaggi segreti, ma dobbiamo scoprire effettivamente come sbloccarli. Allora, ho dovuto ricominciare purtroppo la partita da capo perché non avevo più il salvataggio. Non è un problema perché ho tecnicamente risbloccato quasi tutti i personaggi che avevamo ottenuto sul finale dello scorso episodio. Allora, potremmo provare il Jogger, che ha le gambe grandi e pertanto riuscirà a dare dei calci sovrumani negli zebedei e ai propri colleghi. In pratica il nostro giovane lavoratore voleva fare il calciatore fin da bambino, ma a lui non piace calciare le palle, a lui piace prendere a calci le persone. Abbiamo il potere di urlare. Mio Dio, probabilmente mi permetterà di stunnare le persone. Questo è nuovo, vediamo di sbloccarlo, perfetto. Vediamo un po', appena si avvicina qualcuno gli urlo in faccia: levatevi, pezzenti, porco cane, o vi uso come palloni da calcio. Ui, perfetto, intanto abbiamo ottenuto un'altra promozione. Direi che con lui è meglio sbloccare qualunque abilità che riguardi le gambe ed i calci, in modo tale che siano potenziate. Sì, potete vedere che quando urlo effettivamente la gente sviene, vuol dire che c'ho proprio un alito di M, ma vabbè, dettagli. Allora, come prima cosa voglio raggiungere la promozione, perché secondo me se non ottieni la promozione e uccidi nel frattempo altri colleghi, lui non ti fa ottenere nuova esperienza. Ah, possiamo anche scegliere una mossa da migliorare. Dammi questo, lo spin kick, che in teoria è una rotazione a 360 gradi che mi permetterà di prendere a calci praticamente chiunque. Perfetto, ulteriore promozione. Aumentiamo la vita, che ci tornerà molto utile, perfetto. Quindi ci siamo praticamente avvicinati alla prima boss battle. Facciamo fuori l'assistente, maledette assistenti, perfetto. Questo signore è nuovo, è dotato di un grande grosso martello. Aia, ci potrei anche morire perché non ho attacchi dalla distanza. Ok, proviamo ad affrontarlo. Aia, mi ha fatto male. Vabbè. Ok, sono riuscito a urlargli in faccia, il che lo ha stunnato temporaneamente. Vai così, perfetto. La barretta rossa che avete visto in cima, non so se ve l'ho detto, è quella della vita dei boss, compare solo quando li stiamo affrontando. Ok, siamo andati bene, perfetto. Maroni, devo aver proprio mangiato roba, cibo pesante. Aspetta. Ok, fatemela rischiare, come ho detto devo correre velocemente di sopra. Levatevi pezzentoni, non voglio uccidere nessuno. Promozione. Oh mio Dio, possiamo fare il calcio rotante stile elicottero. Non so nemmeno cosa sia, ma lo voglio proprio. Una cifra. Guarda che roba! Potenterrimo. No, il vantaggio è che non avendo mosse dalla distanza, ma tutti attacchi corpo a corpo, praticamente possiamo sempre utilizzare tutti i nostri attacchi. Non si scarica praticamente nulla. Perfetto. Pita. Devo andare sopra. Levatevi i pezzentoni. Scusate. No, non ho la macchina. Maronne, che legnata mi ha tirato. Aspetta, spostati. Dammi un'altra promozione. Oddio, gli shuriken non sarebbero male, in effetti. Un attacco dalla distanza fa comunque sempre comodo. Aspetta. Spostati, pezzente. Possiamo level upare il tutto ottenendo la token. Al posto degli shuriken adesso lanciamo praticamente le sfere energetiche, da quello che ho capito. Ottimo, resta ancora un tizio laggiù. Hadouken! La token fa proprio tanto male. Ok, altra promozione. Possiamo ottenere della vita ogni volta che diamo un calcio sulle balle alla gente, oppure incontriamo più nemici. Ma anche no, oppure possiamo aumentare il danno dei calci. Vabbè, scusa, con quale personaggio migliore, santo cielo. Perfetto, ci stiamo avvicinando ad un nuovo boss, l'abbiamo già incontrato. Il problema è che questo signore è molto potente, quindi vediamo di colpirlo prima che cominci a legnarci. Perfetto, vai così, guarda. Non ci è neanche toccato, cosa vuoi di più dalla vita? E un po' di vita, perché di sto passo ci moriamo male. Signori, stiamo andando perfetta. Dove l'ha sparato il tizio? Perfettamente. È anche troppo potente. Praticamente noi sblocchiamo nuovi personaggi. Aspetta un secondo, che quel signore lassù è armato. Ogni volta che otteniamo promozioni, servono un tot di promozioni. E poi dovremo quindi sbloccare il relativo personaggio. Allora, vediamo di potenziare casomai il nostro urlo in modo tale che diventi gossip. Non mi dire che probabilmente convinciamo i nostri nemici a lavorare per noi. Questo lo dobbiamo testare, assolutamente perfetto. Ok, dovremmo essere circa a metà della scalata. Qua abbiamo i nostri colleghi leggermente sovrappeso. Fatti fuori tutti, ci aspetta un ulteriore boss. Vediamo di usare il gossip su di lui. Vabbè, a quanto pare il mio gossip è stato così potente che l'ho trucidato all'istante. Allora, aspetta che intanto abbiamo un'ulteriore promozione. Vieni da Papino. Allora, vediamo di fare un reroll e otteniamo
sulla pistola oppure un altro calcio. Diciamo che mi conviene sbloccare qualche attacco dalla distanza, perché ci tornerà utile soprattutto contro i boss. Se troviamo un boccione dell'acqua, peraltro, ora li possiamo utilizzare per bere e recuperare un po' di HP della nostra vita, che non sarebbe male. Va così, perfetto. Adesso diventa più difficile riuscire a ottenere una promozione, ok? Questi li abbiamo trucidati tutti. Guardali, bastardi, che ancora una volta stanno facendo il festino. È un festino di calci sulle gengive, santo cielo. Aspetta, 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 che c'è il tizio armato là davanti. No, perfetto. Cioè, fanno più danni i miei calci, porco cane. C'è un signore intanto che si è buggato male male, che le armi da fuoco in questo gioco. Allora, aspetta, no, 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 sta arrivando promozione. Potenziamo la pistola che diventa una mitragliatrice. Aspetta che il tizio intanto sta entrando. Faccio passare io la voglia di entrare. Oh, no, 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 aspetta, mi hanno rapito. Ma no, ma mi hanno rapito tantissimo. Cos'è successo? Devo far fuori tutti i colleghi del piano di sotto, ma vergognatevi. Aspetta, 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 che a quanto pare era una trappola, mi dicono. Levati, 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 che papino ha bisogno della promozione. Possiamo aumentare ancora il danno dei nostri calci. Vai, tranquillo, non ci sono problemi. Perfetto, ora dovrei praticamente one-shottare chiunque si avvicini. Signori, temo di aver buggato il gioco, perché come potete vedere non mi sta generando la mappa. No, 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 non scherziamo. Allora, provo a scendere a un piano inferiore. Levatevi. Perfetto, scusate, qualcuno mi fa rientrare. No, ragazzi, solo il DeLong Gamer vi fa ste cose. Ok, proviamo adesso a raggiungere il piano superiore, sperando che non si buggi. Ok, e voilà. Ok, non è successo nulla, facciamo finta di niente. Aspetta, 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 non spararmi, il gossip! Perfetto, come il gossip è più potente delle armi da fuoco. Oh, oh, abbiamo il capo appassionato di karate, a quanto pare, ha visto tutti i film di Karate Kid. Ah, no, capo, gli ho fatto la Duken! Gli ho fatto una marea di danni! Oh, oh, sono arrivati anche gli altri, porco cane! No, levatevi, pezzentoni. Quanto boia non sono potente comunque. Questo è uno dei personaggi più potenti che abbiamo mai utilizzato fino adesso. La mitragliatrice può diventare una mitragliatrice a canne rotanti. Ok, facciamo fuori quest'altro collega e il gioco è fatto e possiamo passare ai piani superiori. Veloci, levatevi pezzenti. Maronna, che schifo st'ufficio. Ok, mi servono molte ma molte più promozioni. Mi domando quali personaggi riusciremo a sbloccare. Oh, sta arrivando giù il tizio armato. Perfetto, legnati tutti. Quindi a sto punto potenziamo tutte le nostre abilità che utilizzano i calci. Non pensavo davvero che st'unità sarebbe stata così potente. Anche i tizi sovrappeso, guarda che roba. Gli faccio una marea di danni. No, 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 non sono una ciambella. Ti devi levare. Oh, oh, abbiamo il boss, quello sovrappeso. Se riesco a buttarlo di sotto è fatta. No, signore, signore, si levi. Si levi, pop una cifra. Guarda che roba. Guarda che roba, mi ha afferrato il bastardo. Mi molli. Ok, fatto fuori. Aspetta, 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 devo far fuori anche l'altro. No, 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 ci muoio. Perfetto, ok, fatti fuori popo tutti. Però di questo passo io non durerò molto lungo. Ah, dannazione, no, 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 no. Ok, fatto fuori questo. Aspetta, 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 che sta arrivando Capitan Furbizia. Marò, la mitraletice cannero tanti. Spostati popo una cifra, perfetto. Aspetta che otteniamo un'altra promozione. Potenziamo il gossip con la giustizia di gruppo. Probabilmente riesco a convertire più persone in una volta sola. O le stun, non lo so nemmeno io. Aspetta, 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 aspetta. Oh, tanta gente. Decisamente. Aia, tanta gente. Mani, 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 mani. Levatevi pezzenti. Ho visto da una della vita. La Red Bull. No, la Red Bull era utilissima, perché poi ti permetteva di sniffare sostanze brutte più brutte. Ah, adesso ho visto. C'era un collega di colore differente che è comparso all'improvviso e si è messo ad affrontare tutto il resto di bastardoni. Siamo arrivati da Jeff Bezos. Ok, non ho troppa vita, tuttavia se bevo la Red Bull dovrei riuscire a recuperare un po' di HP. Perfetto, ecco che è arrivato un po' dei miei colleghi. Erano i miei colleghi questi, mi sa che li ho legnati io. Boni, 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 boni. No, signor Bezos, ci voli di sotto. No, sì, ho solo signor Bezos, non anche io. Guarda gente che è arrivata, guarda gente che è arrivata. Il problema è che... No, sì, colleghi, non volevo legnarvi. Aspetta, 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 lasciamo che i nostri colleghi facciano un lavoro sporco al posto nostro. Oh, oh, aspetta, occhio, 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 mi buttano addosso le genti. Levatevi pezzenti, signore. Signor Bezos, venga giù. Venga giù, porca di quelli per porca. Ok, la mia vita è praticamente al massimo a forza di sniffar cose. Aspetta, 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 devo farmi strada fra i colleghi. Oh! Con che mega attacco non l'abbiamo trucidato. Fantastico, allora l'altra volta abbiamo ottenuto il finale, quello buono. Per sbloccare Saitama o Saitama dobbiamo praticamente legnarlo come non ci fosse un domani. Perfetto, continuare a percuoterlo fin tanto che non lo riduciamo a una poltiglia. Ok, e ora mi dice: cosa vuoi fare? Vuoi goderti il tuo successo o aumentare il salario minimo? Ah, forse è più complicato del previsto. Aumentare il salario potrebbe aiutarci effettivamente con le missioni probabilmente. Quindi forse non riesco a sbloccare Saitama fin dall'inizio. Che succede tuttavia se mi godo il mio successo? Non abbiamo sbloccato troppi nuovi personaggi. Aspetta, aspetta, questo è nuovo, buongiorno. Scusi signor, potrebbe star fermo un secondo. Perché continua a scappare?
Oh, stati fermo! Ma, ok, ce l'ho fatta. Questo è il Task Dodger. Ah, è quello che evita i compiti, praticamente. Ecco perché non riuscivo a selezionarlo. È così bravo a schivare che è una roba incredibile. Ok, anche lui ha delle abilità veramente uniche. È dotato di una pistola e di munizioni aumentate. E ha un'abilità passiva che si chiama Scrounger. Quindi, in teoria, dovrebbe riuscire a trovare delle scatole in giro, così a random. Oh, proviamolo. Perfetto, e ancora una volta ricominciamo la scalata direttamente da sotto. Oh, comunque il calciatore si è comportato veramente molto bene. Allora, aspetta che torniamo ai guarda che roba! È vero! Ottiene più scatole lui, ok. Dammi il caffè, assolutamente. Esperienza gratis. Che facciamo? Aspetta, no, dammi qualcosa di più utile. Posso prendere a ceffoni la gente? Va benissimo, non ci sono problemi. Dove arrivano tutti questi colleghi? Oh, buoni. Da dove arrivate voi altri? Porco cane, aspetta, corri per i superiori, che nel frattempo abbiamo un'altra promozione che mi permette di potenziare la pistola facendo diventare una mitragliatrice. Perfetto, ok, dai ragazzi, stiamo andando bene. Con il caffè recupero un'unità di HP della serie, meglio che nulla. Aumentiamo la nostra vita, che cosa buona e tanto giusta. Posso potenziare la mitragliatrice trasformandola in una minigun. Perfetto, mi dà anche munizioni extra. E vabbè, e cos'è? Ma dimmi, è una roba incredibile. Oh, il prossimo boss è potente. È quello con le abilità da Jedi praticamente. Quindi devo vedere di farlo fuori prima che cominci ad attaccarmi e utilizzare la forza. Oh, maronne. No. Ma non vale. Dai, ma mi blocca per troppi secondi. Levatevi. Ma la smette di utilizzare la forza? No, non posso farmi far... Porco cane. Ah, non so, sono preso. Sì, in teoria gli ho fatto danni. Aspetta. Ok. Dato che riesco a fare la rotazione lì, come cavolo si chiama, il roll, sono riuscito ad arrivargli praticamente in parte. E ho recuperato tutto l'HP grazie alla caffeina. Yay, che bello. Scusate, nuova promozione. Un'altra mitragliatrice. Fa che non è che mi dispiace. Oppure una slap parade. Quindi tirerò una marea di ceffoni. Oddio, un po' di ceffoni non mi dispiacciono. Perfetto. E passiamo ai piani successivi. Mi piace come davvero ogni... Ha fatto lo schivone! Dicevo, come ogni personaggio ha veramente delle abilità praticamente uniche. Scusate, buongiorno. Ok, ancora la promozione è distante, quindi mi posso arrischiare. Aspetta. Primo tempo di scatole. No, ciccio, devi andarmi a piano superiore. Vai così, potenziami il caffè facendolo diventare una Red Bull. Oh! Ma hanno legnato tutti. Incrementa la vita. Oh, no, più munizioni, che cosa buona e tanto giusta. Colato ancora che si trinca la Red Bull nel frattempo. E ora vi posso legnare come non ci fosse un domani. Dannazione, la mitra di cecani rotanti. Perfetto, vai così. Ciccio, basta bere Red Bull, tutto con la caffeina ti fa male. E olè, perfetto, abbiamo fatto fuori anche questo collega. Aspetta, levatevi pezzenti. Andiamo a prenderci la promozione e potenziamo la Red Bull in Coca-Cola. Sì, certo, Coca-Cola. Perfetto, che ci renderà invulnerabili per almeno 3 secondi. Perfetto, ma ciccio, non devi fare cose mentre ti stanno legnando. Non mi pare il momento migliore. Guarda che roba. No, questa cosa dello schivaggio è utile, ma ogni tanto mi fa veramente perdere alcuni attacchi. Perfetto, ulteriore promozione. Diamo un pugno. Sì, il pugno mi sembra la soluzione migliore. Perfetto, altra chest. Mi permette di potenziare le nostre abilità. Mi posso teletrasportare. Allora, potenziamo intanto la slap parade con il thunder clap, ovvero l'applauso tonante che presumo stunnerà i nostri avversari. Non lo so, sono tutte abilità nuove. Non c'erano negli scorsi episodi. Oh, marone. Ma sì, ma levati, porco cane. Ok, oh no, questo potrebbe essere un signore. Se ti devi levare il televisore. Dicevo, questo potrebbe essere un boss decisamente molto potente. Allora, vediamo di farlo fuori molto velocemente. Perfetto, vai così. E quello che dopo un po' cresce. Ammetto, non ho mai capito come farlo fuori. Secondo me devo aspettare che ritorni piccino e poi lo dobbiamo riattaccare. Perfetto, quindi aspettiamo qualche secondo. Lui è tornato piccino e ora lo rilegnano. Lo devi legnare. Teoria corretta. In passato l'avevo fatto crescere per nulla. Colleghi, scusate, qualcuno ha visto una promozione? Perché mi spetta proprio una cifra. Maronne, l'ho lanciato dall'altra parte della stanza. Allora, aspetta che questo è il solito tizio armato. Ottimo. Signore, come l'ha messo male lei sulla scrivania? Perfetto, altre munizioni. Promozione. Senti, voglio vedere il teletrasporto. Di cosa si tratta? Stile portal probabilmente ci permetterà di spostarci da una parte all'altra della mappa. Gli shuriken che poi possiamo trasformare in hadoken. Non è che mi dispiacciano. Abbiamo un sacco di abilità molto potenti. Oilala. Là sopra c'è il boss, quello overpower. Allora, aspetta un secondo, devo cercare di essere veloce. Mi sono teletrasportato, avete visto? Buttalo di sotto. Ai. Ha cominciato a legnare anche lui. Aspetta. No! No, mi ha fatto sprecare l'attacco della mitragliatrice a cane rotanti. Intanto abbiamo sniffato cose. Perfetto, fai così. Ok, gli manca poco. No, era...
si era abbassato. Non ci credo mai. Nella vita ti giuro ne prenderai tante. Ma una cifra tante. Ora mi vola di sotto. Ora che è morto, è volato di sotto. Boss battle veramente molto fastidiosa. Oh mio Dio, posso creare un buco nero? Probabilmente il buco nero si risucchierà tutti i tizi. Aspetta che intanto è già arrivato un signore da sopra. Almeno mi ha ripristinato la vita. Ok, dobbiamo cercare di farlo fuori. Oh! Il buco nero funziona anche troppo bene. Maronne! Guarda! Li risucchia tutti! Incredible! Veramente, aia! Incredible, porco cane. Stavo guardando la barretta. In quel secondo mi hanno attaccato. Aspetta, aspetta, aspetta. Olè! Alla grandissima, non gli fa neanche troppi danni. Presumo che forse tendenzialmente gli tiene bloccati nel posto. Perfetto, ok. Vabbè, sul posto, mob dettagli. Aspetta, la promozione. Vai, vai, via, 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 via. Incrementiamo ancora la nostra vita. Perfetto. Promozione. Allora, cosa possiamo potenziare? Dammi la Doken, che in passato è stato molto utile. Levatevi. Guarda, ci ha servito fedelmente fino a lì. Zio, aia. Poppa una cifra, aia, pezzente. Vedi che ti ho fatto decisamente molto più male io. Aspettate che intanto torno di sotto a far fuori i colleghi. Così prendo, ulì, esperienza gratuita. Vediamo di sbloccare la pistola, perché poi la possiamo potenziare. Ah, l'occorrenza. Mi sa che stanno per farci la trappola o forse un axe. Axe gang, no, la gang con le accette, no. Erano fastidiosi e potenti. Dobbiamo cercare di eliminarli fin dall'inizio, perché se ti cominciano a fare attacchi corpo a corpo è finita, ti tolgono una marea di vita e non riesci ad andare avanti. Perfetto. Vai così. Vai così. Ciccio, la devi smettere di sniffare però, eh. Oh, è morto. Stavolta l'ha sentita. Perfetto. Ok, ho subito un po' di danni, ma neanche troppi. Decisamente ne ho sentiti molti più lui. Ok, facciamo attenzione che i tizi qua sono tutti e due armati. Peta. Ok. Gli ho sparato io direttamente. Incredibile, ma vero? Siamo praticamente con i poteri al massimo, quindi la battaglia dovrebbe volgere a nostro favore. Oh, ogni volta che c'è la mitragliatrice a canne rotanti, sto puntando in direzione opposta rispetto al boss. Peta. Vai così, vai così. Perfetto. Guarda! È una roba incredibile. Quella cavolo di mitragliatrice a canne rotanti è troppo imprecisa. Signore, si... Guarda! Lo fa apposta! Gioco, smettila di farlo apposta, ok? L'ho preso con la Doken. Aia! Mi ha tirato gli shuriken! Da quando tiri gli shuriken, maledetto? Perfetto. Ok, altra promozione. No. Levatevi, dannazione. Potenziami la pistola che diventa una mitragliatrice. Scusate, dovrei andare ai piani superiori. Per fortuna non ho perso neanche troppa vita, oppure me l'ha ripristinata. Vai così. Aspetta, che arriva il tizio. No, non mi sparare. Oh, devo smetterla di teletrasportarmi fuori dalle finestre. Mancano davvero pochi piani e dovremmo raggiungere di nuovo il signor Jeff Bezos. Oh, stiamo vincendo praticamente con tutti i personaggi. Ok, ottimo. Il boccione dell'acqua non mi serve perché abbiamo la vita al massimo. Oh, i signori leggermente sovrappeso. Aspetta. Il problema è che ho la Doken scarico. Levati, mollami, pezzentone. Ok, ulteriore promozione che mi permette di incrementare ancora un po' la vita. Guarda, pieno tempo di pacchi regalo dovunque. Cosa potenziamo stavolta? Ah, aspetta. Un'altra mitragliatrice a canne rotanti. Ricaricami, uila, tutte le mie abilità. Ed è arrivata al momento giusto, visto che c'è il signore leggermente sovrappeso, che ovviamente ho mancato, perché mai. Una cavolo di gioia, stavolta l'ha sentita tutta. Dai, ancora un paio di legnate e olè, ci siamo aggiudicati un ulteriore boss battle. Tutte abilità del Menga. Possiamo aumentare l'esperienza che otteniamo per 2 minuti. Sì, mi permetterà di level upare, quindi della serie, perché no? Aspetta, che c'è ancora questo simpatico signore. Ovviamente mitragliatrice sprecata, perché mai una cavolo di gioia. Facciamo in modo che i nemici inciampino ogni volta che mi mancano. Perfetto, dandomi preziosi secondi per poterli contrattaccare. Veloci, che papino, ho bisogno di esperienza aumentata. Perfetto. Ok, oh, aspetta che è arrivato di nuovo il tizio armato pesantemente. Vai così, signore! È inciampato male! Aspetta. Era anche mezzo depresso. Devi corrermi sopra, Oh no. Dammi altri reroll, così in caso ci siano nuovi poteri che mi interessano, posso di nuovo sceglierli. Guarda la gente che è arrivata! Ed ecco fatto, siamo tornati di nuovo dal signor Bezos. Ok, cerchiamo di non far boiate, devo orientarmi bene e usare fin dall'inizio la mitragliatrice a canne rotanti. Perfetto, Bezos sta arrivando. Aspetta, questa volta non avrò i miei colleghi a darmi una mano. Questo lo facciamo fuori anche prima del solito. Perfetto, altre munizioni. Levatevi, pezzenti. Non sprecarmi la mitragliatrice a canne rotanti, ciccio. Aspetta. No, mi hai sprecato la Doken. C'hai la mamma un po' trota. Aspetta. Aiuto. Nock, mi spara. Ma hai fatto malerrimo. E io te l'ho fatto decisamente molto di più. Perfetto. Ok, teniamo pronto la Doken in caso di necessità. Dai, non ci credo. Ha usato la levitazione il bastardo. Perfetto, io nel frattempo almeno ho ripristinato la vita. Troppa gente.
Decisamente troppa gente. Levatevi, bastardi, signor Bezos. Venga a giocare con noi. Ok, ok, perfetto. Stavolta sì. Stavolta poppa una cifra di danni. Ottimo, ottimo, ottimo. Resta lì bastardo. Resta lì bastardo. E c'è morto male male di nuovo. Allora, possiamo comunque aumentare la paga minima. Questo vuol dire che quindi posso chiedere più soldi all'inizio? Oh, mi ha sbloccato l'egocentrico. Ha una grande e grossa testa e quindi può urlare. Perfetto. E anche il conservativo. A lui piacciono le armi. Oh, parliamone. Quindi ora posso essere pagato 15. Non so cosa cambi, eh. Forse aumenta l'esperienza che otteniamo. Teoria interessante. Ottimo. Tutti i personaggi che abbiamo utilizzato fino adesso sono stati uno migliore dell'altro. Tuttavia, il signore a cui piacciono le armi... potrebbe essere una tattica interessante. Anche se dovremmo fare molta attenzione che i proiettili non finiscano. Quello che mi preoccupa maggiormente è la mira del DeLong Gamer, che lascia molto a desiderare. E vabbè, sto tizio fa praticamente un colpo, un morto. Allora, abbiamo già la prima promozione. Potrei sbloccare anche un'altra pistola, ormai. Andiamo avanti a colpi d'arma da fuoco. E tanti saluti, come nei migliori uffici americani. Perfetto. Caffeina. Caffeina, assolutamente, sappiamo tutti. Aspetta, aspetta, aspetta. Cos'è sto tizio? Oh no, il collega che sta in parte al boccione. Quello che non fa nulla tutto il giorno e chiacchiera in continuazione. Allora, potenziamo subito la pistola facendola diventare una mitragliatrice. E giusto in tempo perché sono arrivati i nostri colleghi. Anche a loro piacciono le armi, soprattutto quando le usi contro di loro. Vediamo di... Oh mio Dio, aumentare i danni dei pugni. Ho un'abilità coi pugni, non dico di no. Meglio che nulla per adesso. Levati pezzentone. E ripristiniamo tutti i proiettili. Perfetto. Il primo boss è quello fastidiosetto. Sei riuscito ad abbassarti giusto in tempo, Ciccio. Ok, se riesco a sparargli velocemente è fatta. Vai, 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 vai. Parli, parli. No, 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 no. Non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta, dai. Non posso perdere contro il primo boss. Perfetto. Ma non è possibile. Ma mi ha schivato il proiettile. Ma non ci credo mai nella vita. Ok. Ora l'ho sentito. L'ho shottato. Oh mio Dio, li ho shottati praticamente tutti. Incredibile. Meraviglioso. Potenterrimo. Fantastico. Che facciamo? Mi tettice cani rotanti? No, allora, vediamo di fare la Red Bull. Perfetto, che mi ripristina anche più vita. Mi pare la tattica migliore. Possiamo raddoppiare l'esperienza ottenuta per i prossimi 2 minuti. Beh, mi aspetto di uccidere proprio una cifra di gente. Quindi, voglio dire, abilità decisamente molto utile. Peccato che duri solo 2 minuti. Ottimo. Level upami la mitragliatrice facendola diventare a canne rotanti. Sì, vabbè, tanto va la mia che è sottoscritto. Ok, dobbiamo correre facendo molta attenzione perché sto tizio di solito mi dà un ceffone e mi... Neanche detto, e mi ributta indietro. Perfetto, vediamo quindi di potenziare la pistola e facciamola diventare una mitragliatrice. Le munizioni cominciano a scarseggiare, proprio una cifra. Facciamo attenzione ai proiettili e sono anche giù di vita purtroppo. Ok, questo boss di solito lo riesco ad eliminare senza troppe rogne e non mi devo neanche avvicinare. Ho shottato! Ho shottato una roba incredible praticamente. Scusi, pezzente, si sposti. Allora, vediamo un po'. Mi servono abilità normali, quindi un bel calcio sui maroni a tutti. Ottimo. Però non ho trovato i boccioni. Gente, mi servono i boccioni. E a te serve una nuova faccia. Anzi, una nuova vita, ma vabbè, dettagli. Aspetta, fatti fuori anche questi. Ottimo. Ulteriore promozione. Mi sa che ci conviene potenziare anche le nostre abilità normali. Al diavolo, dammi un'altra minigun. Non ci sono mai abbastanza minigun nella vita del lavoratore moderno. Allora, aumentiamo la nostra vita. Perfetto. Ok, andiamo ai piani superiori. Ok, c'è di nuovo il boccione. Ok, perfetto. Elimina tutti. Ottimo. Spara al tizio laggiù. Oh, l'ho shottato, perfetto. Oh, da dove è arrivato? Mi sono paventaterrimo. Perfetto, ho eliminato anche questo. Tuttavia non ho bisogno del boccione, perché al momento siamo al massimo. Pita, 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 pita. Non mi raccorto, non mi raccorto. Levatevi pezzenti, levatevi pezzenti. Ok. Potenzia la Red Bull e cominciamo a tirar su Coca-Cola. Sì, certo, Coca-Cola. Perfetto, shottati tutti. E voilà, ottimo. Allora, potremmo aumentare ancora la nostra esperienza per i prossimi 2 minuti. Il problema è che ho poche abilità corpo a corpo. Sì, ritengo che sia la cosa migliore da fare. Perfetto, e nel frattempo potenziamo ancora i nostri calci, perché siamo per raggiungere il prossimo boss. Allora, facciamo molta attenzione. Questo lo shottiamo. Levati pezzente. E abbiamo recuperato un po' di proiettili. Ok, devo essere veloce. Devo essere molto molto veloce. Vai così. Aspetta, aia. Ok, perfetto. Aia. Anche lui può sparare in effetti. Mi ero completamente dimenticato. No. Mi ha bloccato l'attacco con la mitragliatrice a canne rotanti. Non ci credo mai nella vita. Aspetta, aspetta, aspetta. Mitragliatrice a canne rotanti is the way. No, vabbè. No, vabbè, guarda, non riesco neanche a avvicinarsi. Perfetto. Levati pezzente. No, 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 no. Devo cercare di colpirlo di nuovo. Ciccio, cosa sta succedendo? Mi sto buggando, ma proprio una cifra.
Ok, non riesco a spostargli in parte. Devo spostargli in parte perché voglio la promozione, che mi permette di aumentare ancora la mia vita di altri 5 punti. Perfetto, aspetta, aspetta. Azonde! Perfetto, gli abbiamo anche sparato. Tira su cose, vai, sniffa tutto. Ottimo. Sì, vabbè. Dai, che praticamente gli resta uno di vita. Non ce la faccio. Oh, sì, ma una faticaccia assurda per far fuori sto povero Cristo. Ottimo, potenziamo il nostro calcio che in passato mi ha servito fedelmente. Aspetta un secondo. E voilà, ottimo. Ritorniamo nuovamente di sotto. Ok, manca poco, dovremmo aver quasi raggiunto i piani. Aia, superiori. Mi hai legnato, bastardo. Perfetto, qua stanno facendo i big festini. Facciamo attenzione che non arrivi nessuno da sopra all'improvviso, ma con la musica non dovrebbero sentire tutto il casino che stiamo facendo di sotto. Aspetta, 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 no, 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 no. Ottimo, il signore mi ha anche regalato un po' di munizia, che cosa buona. E, tanto, giusta, levati, aspetta, 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 promozione, promozione is the way. Salve, grazie, scusate, lasciatemi un paio di tramezzini per dopo. Perfetto, ci sarebbe la caffeina, ancora caffeina. Non mi pare la soluzione migliore. Torpido, non so cosa sia, ma mi sa di attacco potente. Perfetto, intanto fatemi eliminare questi. Oh oh, stanno arrivando troppi tizi armati. Decisamente troppi tizi armati. Aspetta, ok, l'ho eliminato. Elimina anche questo, no vabbè, che grandissima immane botta di chiurlo. Ok, facciamo fuori anche i fessaioli. Oh, aspetta, porco cane, levatevi, maledetti imbriaconi. Posso ingrandire la testa? Non so cosa cambi. Probabilmente tutti gli attacchi stile testata faranno più danni. L'ho fatto più che altro per motivi estetici. Facciamo il calcio rotante, che mi pare la soluzione migliore. Ui la la, ui la la. No vabbè, vabbè ragazzi, ma chi mi ferma più? Oh no, i signori con le asce. Ok, ok, occhio occhio, non farli avvicinare l'on. Perfetto, beh di sicuro la mia mitratrice a canne rotanti fa più danni delle vostre asce. Aspetta, 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 aspetta. No 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 no, no. Ecco, è finita, è finita. No 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 no. Senti, se volo in mezzo non riesci più a far niente. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, forse ce la faccio, forse ce la faccio. No, 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 levati. Levati pezzente, levati pezzente. Aspetta, aspetta. No! Dannazione. Non avevo la benché minima speranza. Tuttavia abbiamo ottenuto ben 20 promozioni. Me ne mancavano 8 per sbloccare il tizio che a quanto pare ama molto rilassarsi. Mi domando che tipo di lavoratore sia. Allora, vediamo un po'. Abbiamo quello con la testa grossa e quello che chiacchiera in continuazione. Siamo onesti, quello che chiacchiera non ce la può fare. Ritengo che sia una battaglia persa in partenza, anche perché a parte stunnare i propri colleghi non può fare molto di più. Aspetta, aspetta, aspetta. Elevatevi pezzenti, vi urlo nelle orecchie, c'ho un alido de merda a quanto pare. No, 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 mi mancano le abilità di base. Allora, no, ragazzi, ragazzi, dare boni, dare boni. Curi, 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 curi. Sono un attimino tutti incocchiati. Oh, un martello lo gradisco molto volentieri. E no, no, mi servono attacchi più potenti. Un ulteriore martello. I martelli più avanti li possiamo trasformare, se non ricordo male, in accetta e poi in levati pezzente, motosega. E a quel punto è un attacco veramente potente. Aspetta che volevo la promozione. Perfetto, ok, è diventato intanto un'accetta. Ok, possiamo colpire tutti i nostri colleghi senza un minimo di rispetto. Ulteriore promozione. Otteniamo un altro po' di vita, che cosa buona e tanto giusta. No, mi sono addormentato, mi sono addormentato. Levati, levati, no che mi riaddormento di... Porco cane. Signore, ha rotto i mar... Non riesco a far niente, non... Dai, ma non ci credo mai nella vita. Ok, ho fatto fuori i miei colleghi, mi consolo. Aspetta che stavo per perdere il pacco regalo. Ok, mi ha ripristinato un po' di vita. Devo cercare di avvicinarmi e attaccare il tizio. Maronne, altrimenti non posso bere l'acqua del boccione. Ok, la vita è tornata quasi al massimo. E abbiamo la prima motosega. Sì, ma che faticaccia, gente. Anche troppa faticaccia. Sono un attimino sottopotenziato, in effetti. A parte la motosega, il resto dei miei attacchi fa praticamente schifo. Non riesco neanche a far fuori l'assistente. No, è ancora vivo. È Morece. Ho detto Morece. Aia. Mi sa che perderò direttamente la prima boss battle. Io ci provo comunque, ma sarà abbastanza dura. Signore, resiste anche alla motosega. Aia. E si è buggato sulla cassa, non so come. Signore, signore, che sta combinando? No, era tutta una tattica per tirarmi sopra. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, l'ho motosegato stavolta. E ora l'ho preso anche a legnate. Oh, non arriveremo molto in là, santo cielo. Ok, questi sono già i colleghi un attimino più arrabbiati con la vita. Perfetto, perfetto. Aspetta, 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 che papillon finisce la promozione. Levatevi, levatevi, levatevi. Pezzenti, via, via, via. Oh, aspetta un secondo. Sì, dammi un'altra abilità faiga. Ottimo, voglio la promozione. Voglio la mia promozione. E trasformiamo un altro martello in accetta. Dobbiamo accettare tutti i nostri colleghi, assolutamente. Aspetta che sono arrivati. Oh, oh, no, 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 assolutamente. Però li trita bene, eh. Una cosa è certa, li trita molto bene. Ok, vai di sopra, vai di sopra. Schiva tutti al parcheggio. E aumentiamo ancora la nostra vita a 21 punti. Aspetta, 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 aspetta. Vai così, vai così, perfetto. Sì, ma devi fargli più danni, ciccio. Te lo chiedo in ginocchio. Mi servono altre abilità.
Ok, doppia motosega. Ottimo. Signora, lei si è buggato male male, buongiorno, eh. La caffeina. Oh, perfetto, questa è l'abilità che sapete bene. Potenzieremo appena possibile. Signora, è ancora vivo? Non per molto. Signora, resiste molto alle motoseghe, eh. Questo è poco, ma sicuro. Perfetto. Ok, il prossimo boss è fattibile. Il prossimo boss è anche uno fattibile. Facciamo solo attenzione a non farci legnare più di tanto. Lo dobbiamo motosegare fin dall'inizio. Perfetto, vai così, se non si rialza è fatta. Aia! Ma ha tirato una craniata assurda. Perfetto, motosegato alla grande. Sentiva molto di più i danni delle armi da fuoco. Questo è poco, ma sicuro. Ok, ancora poco. E basta che non ti si sopporta più in ufficio. Questa la sto sudando, ma proprio una cifra. Perfetto. Nessuno ha un boccione da prestarmi, no? Non ci arriveremo alla fine, ma neanche se vuoi. Pita, 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 che sono arrivati tutti i colleghi all'improvviso. Boni, fate boni, scusa. Sono volato via, mi è salito il momento di believe I can fly. Ok, vediamo di berci una Red Bull in... Aia! In caso di necessità, sono fatto niente, tutto bene? No, ammettiamolo, la partita di prima me l'hanno letteralmente fregata all'ultimo i bastardi. Perfetto, aiaiai, è arrivato il tizio con la pistola. No, devo tritarlo meglio. Aspetta, aspetta, levati, porco cane. Aia! Aia, i colpi d'arma da fuoco li ho sentiti, ma giusto un attimino. Ok, almeno ho ripristinato buona parte della mia barra della vita. E non sono ancora volato di sotto. Ok, cerchiamo di attaccarlo preventivamente. Vai, 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 vai. Motosegaiamolo fin dall'inizio. No, no, non si cocchi, signore. Devo buttarlo di sotto, devo buttarlo di sotto. No, no, devo buttarlo, non buttarmi di sotto. Ciccio, ti vedo un pochettino confuso. Ok, motoseghiamo tutti. No, 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 no. Sei una M, sei una M. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, mi serve assolutamente la coca. È la Coca-Cola, come al solito. E che faccio, che faccio, che faccio? Mi serve un'abilità più utile. Questa la porto via molto volentieri. Oh, oh, intanto sta arrivando gente da sopra. Allora, devo essere veloce e riuscire a stunnarlo con l'urlo. Ah, non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta, stunnalo. Non riesco a stunnarlo, ok, vai, 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 perfetto, perfetto. Ma ancora troppa vita. Per fortuna che sto tizio mi sniffa droghe, altrimenti avrei perso decisamente molta più vita. Ok, così fatta, no, no, non bloccarti sulle scale. Non bloccarti sulle scale, maronne. Maronne, ok. Ripristinate le munizioni. Trasformami in questione di mettetici a cannello tanti. Ok, ok, c'è il tizio che corre, quello armato di sopra. Aspetta, aspetta, aspetta. Non vuole urlargli. Lo avrei voluto trucidare molto rapidamente. Oh, aspetta che è arrivato un altro tizio. Avrei preferito sparargli, ciccio. Non sarebbe stata una cattiva idea. Vabbè, ma non faccio nulla. Buongiorno, scusate. Non c'è su niente. Mi capita abitualmente, ma vabbè, dettagli. Ok, almeno ho ripristinato la vita, mi consolo. Ottimo. E deve arrivare il rompimaroni, ovviamente. No. Ma in sta ditta sono tutti armati pesantemente, qualcosa di incredibile. Aumentiamo ancora la nostra vita facendola salire a 28. Perfetto, facciamo fuori tutti i festaioli. Questi per fortuna hanno poca vita e di solito se ne stanno abbastanza tranquilli. Oh, porca zozza, signore! Lei da dove arriva? Se ne stia buono, qua che gentile. Così posso sbloccare subito la promozione. Il gossip, è vero. Questa abilità prima era stata davvero molto utile. E qualcuno, va che gentile, mi ha lasciato un bel pacchettino di Amazon. Una testata. A sto punto andiamo di testata, che mi pare la soluzione migliore. No, 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 ok. Mi sono salvato all'ultimo. No, 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 il chiacchierone no. Il chiacchierone no, a meno che io non possa attaccarlo dalla distanza. Guarda, guarda che bastardo. Levati pezzente. No, mi hai urlato? Ah sì? Io ti prendo a testate sulle gengive, posso urlare anch'io, eh. Aspetta, 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 aspetta. Chiacchiero più degli altri? Ma io non dovrei essere immune a questo potere. Voglio dire, chiacchiero un sacco anch'io. Perfetto, nel frattempo ulteriore promozione. Che faccio? Aumento ancora la vita. 34, a sto punto. Ok, non so chi potrebbe essere il pro... Oh, no, 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 sta per arrivare un sacco di gente. Sta per arrivare proprio una cifra di gente. Ok, speriamo che nessuno sia armato di armi da fuoco. No, 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 molto male. Molto male, aia. Sì, vabbè, no, 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 hanno le pistole. Hanno le pistole, aspetta, 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 aia, aia, aia. Proprio una cifra male, ma avete fatto. Sali velocemente di sopra. Posso pontificare che praticamente hanno i nemici. Mi pare la soluzione migliore. Vai così, perfetto, aspetta, 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 aspetta. Aia, aia, ma hai fatto male, Remo. No, 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 non farmi di nuovo. Oh, sono riuscito a annoiare il nemico. Ed in effetti si è addormentato. Però prima mi ha fatto un sacco di male. Ho perso troppa vita. Ok, no, aspetta che anche questo è armato pesantemente. No, no. Oh, avevo l'omitare di cercare tanti. Ok, questo boss sarà un attimino difficile da far fuori. Non sono riuscito ad annoiarlo. La smette di schivare, signore. Sì, però anche se tu motoseghi in direzione corretta, ciccio. Ok, stavolta gli ho fatto proprio una cifra di danni. No, troppa gente. Troppa gente, decisamente. Vai, con quanti minion non me lo dici? Perfetto, qualcuno l'ho preso. Vai, vatevi. No, non ce la faccio, non ce la faccio. Pita, 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 pita. Dimmi che mi ripristini la vita. No. Posso chiamare i colleghi. Posso chiamare i colleghi e darmi una mano. Aumentiamo il danno di pugni, anche se non ho molte abilità che usano i suddetti pugni. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, ne abbiamo tolto parecchia vita. Perfetto, sono arrivati i miei colleghi. Aspetta, 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 aspetta. Lasciamo che siano loro
a legnarlo come non ci fosse un domani. Sì, ma non è che gli state togliendo più di tanto, gente. Quello si è bloccato sulla finestra. Il capo l'ho buttato di sopra. Oh! Non ci credo, non ci credo. Dimmi che ha funzionato. Buongiorno. Scusate, devo buttare di sotto il mio collega, mi sa. Altrimenti lo si apre la porta. Funziona in maniera bizzarra, ma vabbè, dettagli. Self promotion, non so cosa voglia dire. Mi do la promozione da solo, probabilmente. Ok, siamo al piano dei signori, leggermente sovrappeso. Annoiati a morte anche loro. Aspetta, 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 che sta arrivando il tizio. Levati, levati. Non ci credo. Ah, ok, è andato ad attaccare gli altri tizi. Ottimo, ottimo, ottimo. Perfetto, e l'altro signore è volato fuori dalla finestra. Scusate, buongiorno, ciambelle gratis per tutti. Ah no, sono proiettili, mi dispiace. Aspetta che intanto sono arrivati i tizi a darmi una mano. Ulteriore promozione. Oh, santo cielo, dammi la Red Bull che ti mette le ali. E anche la tossicodipendenza. No, levati, levati, dicio, rialzati. Porco cane, che casino. Che boia di casino. No, vabbè, non ho mai avuto tanti problemi con un personaggio. Perfetto, no, 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 no. Aspetta che tanto sono arrivati i miei colleghi a darmi una mano. Allora, vorrei ripristinare un po' della mia vita. Quindi facciamo fuori il chiacchierone. Dove sono finito? Buongiorno. Sono uscito di due piani. Signore, lei che ci fa qua sotto? Guarda che la storia delle ciambelle era finta. Pensavo si fosse capito. Ok, utilizziamo il boccione. Perfetto, così la mia vita è tornata al massimo. Ok, vedo là sopra il boss molto, ma molto sovrappeso. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, intanto abbiamo annoiato il signore. Ulteriore promozione. Che faccio? Madonna, ma sono tutte cose inutili. Ok, il mio corpo è pronto. Vediamo di fare un bel affettato di capo ufficio. Perfetto, vai così. Aia, aia. Ma sta andando a fare proprio una cifra male. Ok, ok, sono arrivati i miei colleghi a darmi una mano. Ottimo. Gli abbiamo già tolto metà della vita. Perfetto, non ricordo annoiarlo il capo, tuttavia. Ho annoiato i miei colleghi. Ale, un tizio volato di sotto, perfetto. E voilà, buongiorno, scusate, questa promozione la gradisco volentieri. Ok, possiamo convertire la testata nel razzo. Perfetto, che mi sembra una cosa buona e tanto giusta. Signori, siete licenziati? No, non volevo chiacchierare. Si stava per sparare in testa il tizio. Oh mio Dio, probabilmente quelli armati di armi da fuoco si possono suicidare. Ok, questa non la sapevo. Aspetta, 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 eliminiamolo tutti. Buoni. Troppa gente. No, 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 sparami, no, sparami, no, sparami, no, sparami. Aspetta, 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 che è arrivato un altro tizio armato nel frattempo. E se n'è anche andato. Buongiorno, scusate, vi faccio conoscere i miei colleghi. E io mi cucco la promozione. Aumenta la vita, madonna, non ho mai avuto tanta vita in vita mia, scusate il gioco di parole. Aspetta, 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 intanto abbiamo annoiato a morte il tizio. Aia, aia, no, 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 molto male. Decisamente molto male. Dai, che ci avevo una marea di vita. Ok, ok, aspetta, 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 che abbiamo tornati. No, 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 non chiacchierare. Non chiacchierare, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Stati zitto. Posso far levitare gli oggetti. Come funziona sta cosa? Mob, dettagli. Ok, vediamo di farli fuori. Perfetto, sono riuscito a stunnarli temporaneamente. E a farli fuori tutti. Sbloccami gli shuriken. Ottimo, intanto stanno arrivando altri colleghi che dovrebbero aiutarmi. Sì, sì, guarda. Si è attivata la levitazione per una frazione di secondo. Signori, siamo arrivati sul tetto? Mi sa di sì. Anche se temo proprio che affrontare Bezos in queste condizioni sarà più facile a dirsi che a farsi. Ma ci proviamo comunque. Colleghi, venite a darmi una mano. Ribelliamoci al potere. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. No, 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 no. Cerchiamo di annoiarlo a morte oppure di buttarlo di sotto. Aspetta, 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 che sto tizio armato, non me l'ho accorto. Vai così, perfetto, perfetto, perfetto. Ok, no, signor Bezos, non usi l'armi da fuoco, è pericoloso. È contro le regole dell'ufficio. Ok, mi stanno cercando tanti, mi stanno cercando tanti. No, non volevo prendere i miei colleghi. Ok, sono riuscito ad annoiarlo. Si è sparato da solo per davvero. Aspetta che recupero intanto un po' di munizie. Guarda, il signor Bezos mi ha anche atterrato davanti. Gli abbiamo tolto metà della vita, ma mi manca ancora troppo. Levatevi. Pazienti, ho detto levatevi. Ok, si è sparato di nuovo, vai così. Vai così, incredibile. Pur di non ascoltarmi, la gente si spara in faccia. Ok. Ah, che casino. Che casino, ce la faccio, Per farcela ce la faccio, ma maronne. Sei stato traumatico. No, 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 di nuovo la levitazione. No, non sparare bastardo, non sparare bastardo. Non, aia. Ovviamente la levitazione quando è che termina? Quando sono oltre il cornicione. Aspetta, 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 no, di nuovo. No, di nuovo, aiuto, aiuto, aiuto. Ma smettila, colpisci gli altri, si metto qua, colpisci gli altri. Ok, devo usare i loro corpi come scudo umano in pra... Sì, ma se butti di sotto non vale. Ok, intanto ho recuperato le munizie. Ragazzi, levatevi, levatevi, porco cane, buoni, 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 buoni. Ok, ho ancora proprio una cifra di vita, quindi non dovrei avere nulla da temere. Ok, ecco che sta tornando giù, perfetto. Sì, ma smettila di andare in giro, vai così, perfetto. Oh, questa l'ho sentita proprio una cifra. Eccolo che atterra da quest'altro lato. Annoiamo tutti a morte, perfetto. E, signori, lo abbiamo risconfitto di nuovo. Però ancora non ho scoperto come sbloccare Saitama.
Oh, abbiamo sbloccato lo scansa fatiche, che peraltro puzza proprio una cifra. Adesso mi pagano 25 perché ho aumentato ancora una volta lo stipendio di base. Signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Abbiamo tirato abbastanza porchi, per adesso abbiamo vinto con 4 dei 12 personaggi di base, più quelli extra che scoprirò come sbloccare, perché il gioco non ti aiuta ma proprio per niente. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi faccio assumere in questa meravigliosa ditta e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!